È abitudine soffermarsi a riflettere quando una vita si è conclusa, poiché nella morte una persona è gravida di tutta la sua storia e ne porta il sigillo. La nascita, invece, è fragile come una promessa che ancora deve sbocciare. Ma sta qui il fascino di una nascita. Questa inizialità ha in sé un'energia sorprendente, la stessa che si ripete ogni anno nel risveglio della natura. Ed è una lezione importante di vita, poiché da lì si impara che la vita non è mai scontata e come speranza ci viene sempre incontro. Questa filosofia di vita deve essersi impressa nella mente della giovane Giulio Alberoni, poiché egli proviene dall'ambiente contadino, nel quale la terra è la paziente educatrice delle menti. Ne è un segno l'aver voluto porre al centro del suo stemma araldico una semplice quercia che rimanda sia al significato del suo nome e alla virtù della fortezza che l'aveva sorretto nelle disavventure della vita, ma soprattutto è richiamo alle sue origini contadine. Radici su cui egli ha voluto fondare quel collegio che porta il suo nome e che ha potuto sussistere nei secoli proprio grazie alle proprietà terriere a cui saggiamente ne aveva affidato il futuro. Quella degli Alberoni è una discendenza che si perde nell'oscurità del tempo e le cui prime tracce conducono a Vigolo Marchese, nel comune di Castell'Arquato, situato sulle sponde del torrente Chiavenna, all'altezza in cui la pianura padana comincia a ondularsi in dolci colline ricoperte di vigneti. Su questo sfondo sorge il complesso romanico di un antico monastero, di cui rimane la chiesa e il battistero. Il nome Vigolo, o Vicolo, è diminutivo di Vicus, villaggio. E già nel nome è indicata la caratteristica contadina di questa gente, fra cui vi erano gli antenati del cardinal Giulio Alberoni. Il nonno che darà il nome di Giulio al futuro cardinale, di animo imprenditore, era emigrato in città a Piacenza in un vicolo chiuso chiamato Cantone Stoppo, nei pressi della chiesa dei Santi Nazaro e Celso. Aveva acquistato la casa con un annesso appezzamento di terreno di 8 pertiche più un altro orto in affitto, il che induce a pensare che facesse poi commercio degli ortaggi. Il figlio Giovanni Maria continuò questa attività di ortolano in proprio. Il fatto che negli atti notarili venga chiamato messere sta ad indicare che non era un semplice bracciante agricolo che offriva il proprio lavoro ad altri. Giovanni Maria, padre del cardinale, aveva già fatto il contratto di nozze quando nel 1662 morì il padre. Dovette ritardare le nozze. Giovanni Maria era andato a cercare moglie nelle sue terre di origine, proprio a Vigolo Marchese. Si era scelto una donna, anche lei rimasta orfana di padre in giovane età, ma di cui conosceva la saggezza. Si chiamava Laura Guidotti. Le cronache dicono che era abituata alla campagna e sapeva leggere e scrivere, due doti perfette per l'azienda familiare degli orti. La piccola eredità del padre, con una discreta quantità di lino da filare, erano per la giovane coppia una garanzia per il futuro. In queste casette, due anni dopo nacque il primogenito, chiamato Giulio, per onorare il nonno. Era il 21 maggio 1664. Thank you.
fu battezzato nella parrocchia dei Santi Nazaro e Celso. E dopo di lui nacquero altri 5 fratelli. Non passò molto tempo che la disgrazia entrò nella casa. Tra il 1672 e il 1675 la morte portò via 3 fratelli. Poco dopo, nel maggio del 1676, il padre a soli 34 anni moriva e con lui, poco dopo, un altro figlio nato dopo la morte del padre. La sua sensibilità di bambino fu segnata per sempre, venendo introdotto alla vita per una strada stretta e in salita. L'orfano Giulio fu preso a benvolere dalla nobile famiglia dei conti Alessandro e Guglielmo Roncovieri e la madre conobbe la carità dei conti Radini tedeschi. Forse qui, in questo sofferto dramma familiare, è da ricercare la scintilla della generosità verso i chierici non abbienti a cui il cardinale Alberoni dedicherà il suo collegio. Nonostante la giovane età, le sofferenze familiari temprarono l'animo del piccolo Giulio, che non se ne stette con le mani in mano. Trovò il suo nuovo habitat attorno alla Basilica del Santo Sepolcro e grazie ad una gara catechistica vinta poté divenire chierico. A 14 anni, nel dicembre 1678, ricevette la tonsura. Sostenuto dal conte Guglielmo Roncovieri, ebbe accesso alla Scuola dei Nobili, il collegio di San Pietro tenuto dai Gesuiti. Tra i 14 e i 16 anni, dunque, frequentò questa scuola che in Piacenza riscuoteva il maggiore prestigio. Il giudizio su di lui rivela il carattere dinamico e volitivo del futuro cardinale. Di spirito vivace e intendimento aperto, con un'indefessa applicazione alla fatica, si legge nei giudizi scolastici. Studiò filosofia tra il 1670 e il 1680. Seguendo con diligenza l'insegnamento filosofico, acquistò una buona capacità dialettica nelle dispute, ma dato il suo carattere inclinato alle cose pratiche, non si appassionò alle sottigliezze dell'astrazione filosofica. In archivio si conservano ancora i quaderni degli appunti delle lezioni del padre Agostino Varoto, che lasciano trasparire per l'ordine e l'organizzazione della materia un'intelligenza vivida e un carattere fermo e deciso. Ormai la strada era tracciata. Il giovane Giulio non farà altro che seguire le occasioni che la provvidenza gli preparerà. Furono sempre i Roncovieri che, una volta ordinato prete e aver conseguito i titoli di studio, gli aprirono la strada verso il mondo della diplomazia, dove con la solidità umana, appresa dalla povera condizione di figlio della terra e la saggezza assimilata alla scuola della sofferenza, poté dimostrarsi un buono e fedele diplomatico che seppe destreggiarsi con abilità nel mondo dei potenti senza assumere la loro presunzione. I rovesci familiari e diplomatici con le loro improvvise aperture forse gli suggerirono di mettere nel suo motto araldico l'albero a ricordo delle sue umili origini, ma anche una stella per indicare come Dio, nelle disgrazie, gli avesse sempre aperto orizzonti di nuova luce e di speranza. La scritta soprastante Auxilium ad Domino, l'aiuto viene dal Signore, suggella la fede del cardinale Giulio Alberoni nella provvidenza, che è stata generosa con questo umile figlio di ortolani di Piacenza. Thank you.
Di Rossini mi sembrava una notizia fresca fresca. È di questi giorni l'ultima truffa a danno degli anziani. Delinquenti senza scrupoli raggirano soprattutto i pensionati, entrando nelle loro abitazioni con pretesti di ogni tipo. Quindi, al primo sospetto, non esitate a chiamare le forze dell'ordine. La signora Lina Conti? Sì? Siamo i tecnici del gas. Siamo qui per il controllo. Ma non mi risulta, ci deve essere un errore. Ma no, signora. Abbiamo un appuntamento. I nostri uffici hanno avvisato due giorni fa che saremmo passati più o meno a quest'ora. Io non ho chiamato nessuno. Sì, guardi, ecco i nostri cartellini di riconoscimento. Guardi il culo. Guardi chi ci ha chiamato, il vostro amministratore, il nome è Scarioni. Io sono Gatti, Mario Gatti, il funzionario della Triumfas. Sono qui con il tecnico per controllare i contatori vecchi. Sì, ma io ora non ho tempo, stavo uscendo. Non potete ripassare più tardi? Signora Lina, abbia pazienza. Siamo appena stati anche dalla sua vicina, la signora Battini. Sì, ma ci vorrà molto? No, 5 minuti e finiamo lì. Dobbiamo finire il lavoro e poi andiamo a casa. Sento anche un buon profumo di caffè. Senta, facciamo così. Noi rimaniamo qua fuori. Lei intanto chiami pure la polizia se vuole, o chiami l'amministratore, va bene? Anzi, guardi, chiamiamolo. Così è più tranquilla. Cosa dovete controllare? Ecco, io devo controllare le vecchie bollette del gas, perché forse ho pagato di più. E probabilmente le spetta un rimborso. Mentre Stefano deve regolare il suo contatore. Eh sì, in questo palazzo lo sono tutti molto vecchi e girano male. Gira male anche la mia testa. A proposito, devo scendere a portare il sacco della spazzatura. Mi dispiace se ci vado ora. No. Tanto no, anzi, io qui non serve a nulla. Anzi, faccio pure. Noi sappiamo già dove mettere le mani. Bene, faccio presto. Lina? Sono la Mariuccia. Lina, va tutto bene? Sei in casa? Perché non rispondi? Io comunque rimango qui fuori. È la Mariuccia, la mia vicina di casa.
Quella non aveva niente da fare, è una gran pettegola. I vicini servono solo a complicare le cose. Sono degli impiccioni. Lei vive sola, signora? Vivo dei miei preziosi ricordi. Mia nuora e mio figlio hanno avuto una disgrazia. Sono morti tutti e due in un incidente. E pensare, mio figlio era venuto da me al mattino ad invitarmi a pranzo perché inauguravano la loro nuova casa. Sarebbe venuto a prendermi a mezzogiorno. Quel mezzogiorno non è mai venuto. Non verrà mai più. Bene. Io evito un po' la gente, sono un po' timida. Vedete, anche con voi prima, non è che io non mi fidassi di voi. È che io sono una donna anziana e con quello che dice la radio ogni tanto. A chi lo dice, signora? Sapesse che fatica facciamo noi ad entrare nelle case. Anch'io devo conquistarmi la fiducia della gente. E in fretta anche, altrimenti arrivano altri e mi rubano il lavoro. Il lavoro ancora? Che lavoro fa? Mio marito ed io avevamo una impresa di pulizie. Era una bella impresa, davamo lavoro a tutta la famiglia. Palazzi, appartamenti, ville, negozi, uffici. E adesso faccio qualche lavoretto ogni tanto. E d'altra parte ho fatto sempre questo, fin da ragazzina, fin da piccola. Solo che adesso non so se ne vale più la pena. No, ci vorrebbe un gratta e vinci. Un gratta e perdi, vuol dire, tu sei giovane. Senta, io non voglio farvi perdere altro tempo, voi avete da fare, posso essere utile in qualcosa? Beh sì, mettiamoci al lavoro. Dunque, potrebbe farmi vedere le vecchie bollette del gas, per cortesia? Guardi, le stavo cercando quando siete arrivati, vado a prenderle in camera e torno subito. Dove erano? L'avevo vista. Ecco le bollette di gas, guardi. Ho messo un po' perché non ricordavo dove fossero. Dunque, vediamo un po'. Signora Lina, prima di controllare il contatore, posso andare un attimo in bagno, per favore? E la prima porta a destra. Dunque, a causa dei contatori malfunzionanti abbiamo restituito circa 300 euro a famiglia, e questo solo per l'anno scorso. Lei ha un vecchio contatore del gas, uno di quelli a membrana animale. Tutti gli apparecchi con più di 20 anni, circa 5 milioni in tutta Italia, il 20% del totale, dovranno essere sostituiti. L'obiettivo è tutelare i nostri clienti. Lei sente puzza di gas? Come? No, no, tranquilla. Ero semplicemente sbagliato stanza, cercavo il bagno e sono capitato qui dentro. Poi ho fatto spaventare la bambina, mi dispiace. Capita anche a me a volte di sbagliare stanza, non si preoccupi. Sì, poi mi ha detto così, non so, forse la mia giocava. Deve essere, è stata lei, mette sempre in disordine quando gioca. Tata, ti avevo detto di riordinare. Senta, venga, l'accompagno in bagno. L'incidente, si è salvata soltanto lei, è ancora sotto shock.
È solo una bambina, 12 anni. Ne sono rimasta soltanto io. Ha avuto già tante disgrazie. Ne ha passate tante, troppe. Adesso basta. A lei non fate del male. Dove sono i soldi? Quali soldi? Non ci sono soldi. Oddio! Lasciatela! Tu stai zitta. Dove sono i soldi? Te lo dico per l'ultima volta. Servono per curare la bambina. Che succede qua? Mamma, di là in camera da letto. Signora Lina. Signora Lina, le faccio perdere solo 2 minuti. Guardi, finiamo di compilare il verbalino. Metto una firma, poi la faccio accompagnare in questura, così formalizziamo tutta la denuncia e poi la faccio riportare indietro, eh? Se non c'è problema, noi vorremmo scendere un momentino a prendere una boccata d'aria. Abbiamo vissuto un'esperienza così difficile. Prego, signora, non immagino. Mi scusi, dica, una curiosità. Dica. Che ti ha avvertiti? Stavolta deve ringraziare proprio i suoi vicini di casa, signora. Ci hanno chiamato appena in tempo. Questa volta per fortuna si sono impicciati. Sì, si proteggono dietro le loro porte blindate, signora. E il mondo non esiste più. E si proteggono da che cosa? Dalle loro angosce. Più si proteggono, e più sono isolati, e più sono insicuri. Quello che manca è la fiducia nel prossimo. Perché è quella la chiave che apre la porta. Perché prima o poi capita a tutti, ispettore. Lo so. Nonna, ho avuto tanta paura. Amore di nonna, io ho avuto paura per te. Fortuna che sono arrivati loro. Sai, una volta quando avevo la tua età, si dormiva con la chiave sulla porta. Sì, altri tempi, cara mia, altri tempi. Andiamo, nonna. Prendo, signora. Oh, no, mi pare. Guardi, un poliziotto in divisa che esce da questo palazzo con il sacchetto delle immondizie farebbe una brutta figura. Che problema c'è, signora? Un poliziotto in divisa che esce da un palazzo con un sacchetto della spazzatura. Ma non un ispettore capo. Ma signora, anche un ispettore... Scusi, signora, come fa a conoscere così bene i nostri gradi? Quando facevamo la pulizia, spesso si capitava in questura. Capito. Andiamo, no? Andiamo, cara, andiamo. Va bene, allora ci vediamo dopo. Arrivederci, arrivederci. Scusi, e lei chi è? Sono la Mariuccia, abito di sopra. E vi ho chiamato io, sa? Ha fatto bene, bravo. Ma cosa è successo? È un attentato truffa, ma meno male che siamo arrivati in tempo, signora. Oh, Dio, ti ringrazio, meno male. E sa, la Lina mi ha chiamato per bere un caffè. Solo che io poi ho sentito dei rumori, delle voci. Sono scesa, ho bussato alla porta, ma non rispondeva. Ho telefonato, ma non rispondeva. Non poteva risponderle, signora, perché queste persone, quando entrano nelle case, la prima cosa che fanno, staccano il telefono. E la Lina come sta? Dov'è? Sta bene, la trova giù. Ma chi è questa gente? Due falsi tecnici del gas, i soliti noti, signora. Sì, però
questi extracomunitari, eh? Quali extracomunitari, signora? Vada giù che trova la linea con la nipotina, eh? La nipotina? Sì, chi vuole che sia, la nipotina. Ma la Lina non ha nipoti. Beh, sta scherzando. E no che non sto scherzando. La conosco da tempo, la Lina. Non ha nipoti. Ma, signora, è sicura di quello che sta dicendo? Scusi, prima qui eravamo io, la Lina, e la bambina, quella ragazzina, l'ha chiamato anche nonna. Mi sono fatto anche di prendermi il sacco della spazzatura, no? La Lina è figlia unica, non è sposata, non ha figli, non ha nipoti. Non sarò miseria. Senti. Avanti, ispettore. Fermate la nonna e la bambina. Avanti, ispettore, la nonna e la nipotina. Sì, tutte e due le donne. La signora Lina. Thank you.